Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella sala San Francesco del convento dei frati minori cappuccini. In questo luogo Padre Pio ha incontrato tanti fedeli, tanti pellegrini. Oggi qui per raccontarvi le vostre storie. Ecco, vedete questo indirizzo di posta elettronica dove inviare la vostra storia. Come ha fatto Giovanni, originario di Crotone, residente da diversi anni a Firenze, che vive una profonda esperienza, possiamo dire, di trasformazione spirituale legata e segnata dalla figura di Padre Pio. La sua storia comincia con la crisi nella sua relazione sentimentale, la sua ex compagna, con la quale ha due figli di 6 e 2 anni. Nonostante litigi continui, la crescente distanza con la sua ex compagna, Giovanni cerca conforto nella preghiera, rivolgendo il suo cuore a Padre Pio. Pregavo spesso Padre Pio, facendo dei rosari, soprattutto nei momenti più bui, racconta. Una notte sogna Padre Pio che prega davanti ad una nube grigia, racconta. Dio si nasconde dietro una fitta nebbia, gli dice Padre Pio nel sogno. Tra l'altro queste anche sono delle espressioni che Padre Pio usa nel suo epistolario. Poco dopo Giovanni ha un secondo sogno. Lui e Padre Pio trasportano una bara vuota ai piedi della statua della Madonna. Questi sogni lo lasciano perplesso, possiamo immaginare, molto preoccupato. Pochi giorni dopo la sua vita cambia drasticamente, perché la sua compagna prende questa decisione, separarsi, trasferirsi con i bambini, una scelta che Giovanni fatica ad accettare, fatica a comprendere, questo distacco che dai suoi figli che lo gettano in una profonda depressione. Le giornate che sembrano avvolte dal buio, Giovanni si sente solo, oppresso dal pensiero di non poter essere presente così nella vita dei suoi figli. In un momento di disperazione lui si affida al Signore, si affida a Dio, prega intensamente, anche lo stesso Padre Pio, chiedendogli, ecco, di vegliare almeno sui suoi figli. E poco tempo dopo, durante una videochiamata con i figli, nota qualcosa che lo lascia senza parole: un quadro con il volto di Padre Pio appeso nella loro cameretta. Lui racconta: rimasi bloccato, non riuscivo a crederci, dice Giovanni, colpito dal fatto che il quadro fosse lì, in una casa dove, ecco, la sua ex compagna non aveva mai dimostrato fede. Quell'immagine cambia tutto per Giovanni. Capisce che Padre Pio è lì con i suoi figli, proprio come lui gli aveva chiesto. Vi ricordate il sogno della bara vuota ai piedi della Madonna? Ecco, lui ci ricorda, ecco, attraverso questa domanda sta a significare che Padre Pio mi ha aiutato a portare questo grande peso e mi sta ancora aiutando. Questo sogno lo tranquillizza e quindi con il tempo trova la forza di andare avanti. Certo che Padre Pio veglia su di lui e sui suoi figli, e lui termina questa mail con questa espressione: grazie Padre Pio, senza di te io non ce l'avrei fatta.